for our video tools of the day. Yes, diciamo che oggi dovrei parlare di due cose di cui non ho parlato ieri, appunto di cui avrei dovuto parlare ieri, ma praticamente me ne sono dimenticato e anche un po' per una questione di tempo non sono riuscito ad inserirla nel discorso. Innanzitutto, che sull'importanza del numero 8, per me, visto che ieri era 8, praticamente l'8 si potrebbe dire che è una sorta di numero del mio destino. Io sono nato l'8, 8 settembre, e poi festeggio l'onomastico l'8 agosto, quindi 8 e 8 ad un mese di distanza, agosto che tra l'altro è l'ottavo mese dell'anno, come sapete. Poi il mio nome, il mio vero nome, è che il nome esteso è composto da 8 lettere, la parola tastiera è composta keyboard. Is make up of 8 letters and poi mio fratello e mio padre, i nomi di mio fratello e di mio padre sono composti da 8 lettere, e quindi questo un po' si potrebbe dire appunto perché si motivi il numero del sorte numero del mio destino, ma poi 8 è anche il numero, cioè anche il numero dell'infinito, cosa questa poi soprattutto che ci viene mostrata in, diciamo, in Twin Peaks, appunto da Return, tramite diciamo la parte 17, la penultima parte, tramite Philip Jeffries in forma di teiera, in quest'ultima ultima tra virgolette, che non sappiamo se è veramente ultima stagione, in cui appunto nel 17° episodio proprio fa con il fumo il simbolo dell'infinito, il simbolo 8, che è anche il simbolo dell'infinito. Philip Jeffries, veramente grandissimo personaggio di Twin Peaks, penso soprattutto, ovviamente come tutti, penseranno all'interpretazione di David Bowie in Firework With Me, perché è quella proprio l'interpretazione, con la scena quella scena in cui compare, riappare, soprattutto quella a Philadelphia, appunto con la stessa presenza di David Lynch, Gordon Cole, Albert Cooper. Secondo me quella è una delle più grandi scene di tutta l'opera Twin Peaksiana, e anche in generale di tutta l'opera il maestro di Missola. Sì, quindi questo. E poi sempre ieri, diciamo, sono trascorsi 3 anni dalla mia prima pubblicazione cioè la pubblicazione, la condivisione del mio primo video in assoluto, prima su Facebook, prima non ero iscritto, cioè, prima su Facebook, poi su YouTube praticamente. Ho iniziato a caricare da febbraio 2020, ma per quanto mi riguarda anche dopo, come dico sempre, diciamo settembre, metà settembre, inizio ottobre 2020. Comunque dicevo, l'8 maggio 2019 caricai per la prima volta e condivisi per la prima volta il mio video alla tastiera su Facebook e sul gruppo ufficiale italiano dedicato a Twin Peaks, e tra l'altro che si chiama Twin Peaks Italia, che tra l'altro è affiliato al sito italiano dedicato a David Lynch, a davidlynch.it, fondato questo sito da Matteo Marino, che è uno dei più grandi esperti italiani del maestro. Ha scritto anche un libro, I segreti di David Lynch, praticamente 4 anni fa quasi, libro che consiglio assolutamente. Comunque è un libro che per i fan, chi è un fan comunque del maestro, non può non tenere tra i suoi scaffali, insomma, nella sua libreria. Però comunque dicevo, così caricai questa prima interpretazione di Laura Palmerstam, che ritengo ancora Laura Palmerstam di Angelo Badalamenti, che ritengo ancora forse la mia migliore interpretazione del pezzo. E tra l'altro questo caricamento avviene dopo più di un anno dalla parte di insistenza, cioè dal 2018, ma anche prima, fine 2017, da parte di un mio, diciamo, amico, mio conoscente, compagno di università in filosofia, anche lui grande fervente seguace del maestro, che appunto per più di un anno non mi presso, ma comunque insistette affinché io, diciamo, caricassi questo mio video, che comunque non era pronto allora, questo video risale proprio a quel periodo lì. Poi, diciamo, insisteva affinché io caricassi una mia interpretazione una delle musiche, il Twin Peaks, ma al mondo di David Lynch, perché io a quel tempo glieli inviavo in forma privata solo a lui, qualche volta, o solo l'audio, qualche video che facevo così privato, le mie interpretazioni. Però appunto dopo tanto tempo e dopo tanti ripensamenti,
appunto in quei primi di maggio, insomma il 7 maggio feci il video se non erro, e poi l'8 maggio caricai questa mia prima versione, che ripeto, forse ancora la migliore, Laura Palmer Steam di Angelo Badalamenti. E diciamo sul canale si trova, perché si chiama, a parte il fatto che sta nelle playlist su Twin Peaks, ma poi si chiama Laura Palmer Steam Old Version, anche se l'ho ricaricata appunto con questo titolo l'anno scorso in occasione del compleanno di Shirley Lee, però quella proprio origine, il video proprio originale risale appunto, se non erro, qui come caricamento alla 19 aprile 2020, non vorrei sbagliare, mentre ripeto il video originale risale al 7 maggio 2019, caricato poi su Facebook l'8 maggio 2019. O forse proprio l'8 maggio lo girai, ma non mi pare, il giorno prima il 7 maggio e poi lo caricai l'8. Sì, poi insomma già in quel post, in quel video ci furono dei bei commenti, dei miei confronti inaspettati, soprattutto mi colpì uno che ancora mi è rimasto impresso, un certo Davide Colombo, che altrimenti lì c'è tutta gente molto più grande di me, essendo molti questi fan di Twin Peaks ovviamente l'hanno visto già negli anni 90, anzi direte che io sono del 95, sono molto più piccolo, ho quasi 27 anni, insomma, però ripeto, mi colpì molto uno di questi commenti, questo Davide Colombo che faceva così, complimenti, mi ha donato minuti di relax in cuffia, isolandomi dal caotico traffico mattutino di Hanoi, che se non ricordo male è la capitale del Vietnam. Probabilmente questa persona insomma lavorava lì a quel tempo, 3 anni fa. Però anche altri commenti struggenti, insomma, dicevano più o meno mi hai fatto commuovere queste, insomma, cose simili. E poi da lì, diciamo, poi ho iniziato a girare sempre prima nei gruppi italiani, appunto, dedicati a Twin Peaks. Poi mi sono iscritto anche a quelli internazionali successivamente, mesi dopo, e ho iniziato a girare i video anche lì, in quei gruppi lì, però quasi un anno dopo. In realtà poi da uno sono stato estromesso, che si chiama The Genius of David Lynch, non capirò mai perché, forse per fatto troppo di ego, non lo so, ma troppo la gente è un po' invidiosa, comunque la vide così, ma comunque sono opinioni, io lo faccio più per gli altri che per me, però poi da lì veramente tanti complimenti, francamente mi sarei mai aspettato, poi soprattutto qualcuno, Madonna in particolare, queste cose che ho anche ripetuto in passato, hanno detto che secondo loro sono l'unico, cioè una in particolare, mi ha detto in passato appunto che sarei l'unico esecutore in grado di avvicinarsi davvero al modo di suonare Angelo Badalamenti. Per me è troppo un'esagerazione, insomma io non sono nessuno, per me è troppo un onore davvero, però appunto se effettivamente trasmetto questo tipo di emozioni e possono essere azzardati questi paragoni, ripeto, per me sono un azzardo, però qualche motivo pur sempre ci sarà in fondo. Del resto anche Roland Kermaré di Lynchland Gang, che sono abbastanza conosciuta, Lynchland Gang è il gruppo con più membri in assoluto in questo momento, dedicato al maestro, più di 44.000, 45.000 anzi se non erro al momento. E Roland è stato su set di Strade Perdute tanti anni fa per 3 mesi, ha fatto le tesi su due tesi se non erro, proprio su David Lynch le sue tesi. È un, appunto, una persona francese, è un francese ma molto bravo, amministratore di questo gruppo, conosciuto come Lynchland Archivist, e lui proprio l'anno scorso, premiandomi per la mia continua condivisione dei miei video sul suo gruppo, mi premiò, diciamo, facendomi partecipare come tra i quattro musicisti, tra cui c'era anche un gruppo, che suonarono praticamente alla prima conferenza internazionale dedicata a Twin Peaks Eritana, che si tenne tra il 19 e il 20 giugno dello scorso anno. E sì, veramente fu un'emozione per me, insomma mi esibì in tutto un repertorio mio di pezzi miei forti, da Twin Peaks, che sono spesso appunto, e il video si trova qui, infatti si chiama Twin Peaks First Online Conference, diciamo, versione esibizione, ci sono varie versioni ma le trovate, due versioni, comunque credo che forse nella occasione da un anno dalla manifestazione ricondividerò il video ma con delle modifiche, insomma perché purtroppo lì non si sentì molto bene, poi era un periodo in cui non utilizzavo i programmi per modificare l'audio, non ero molto esperto a questo punto di vista, però fu davvero un'emozione. Comunque lo trovate il video sempre nelle playlist dedicate a Twin Peaks. Uno di questi video si chiama proprio Roland Kermaré Words on Me at this conference, più la mia interpretazione. Comunque vi metto sempre il link in descrizione se volete, perché è interessato. Sì, e poi il preview all'inizio del video, se l'avete visto, è questo preview di questa mia prima versione, appunto, la Laura Palmer Steam, che ripeto, è ancora la migliore per me,
Comunque il video completo per chi fosse interessato è sempre in descrizione. Poi pensavo ai pezzi successivi da caricare, da trattarsi sempre di Bach, ripeto, il mio tributo, questa sarà la sesta parte, il mio piccolo grande perché sono piccoli pezzi ma allo stesso tempo grandi pezzi, molto belli. Questo mio tributo per il suo compleanno, ci cioè avrebbe compiuto 337 anni lo scorso 21 marzo se fosse stato ancora vivo. Comunque questo pezzo successivo dovrebbe essere il largo dalla sonata BWV 1056 in fa minore, piano sonata, veramente molto bello, pezzo inserito anche in alcuni film. Però appunto, se avete visto anche quest'altro video, perché l'ho caricato, però penso più lo caricherò domani. Ad ogni modo, sempre il link del video completo è sempre in descrizione, l'eventualità avete visto anche quest'altro breve. Poi dovrebbero seguire altri due pezzi dedicati in questo tributo di Bach, sempre nei giorni successivi, e poi credo a quel punto sarà finito questo tributo, sì. Però poi ne parlo meglio, in effetti, quando poi caricato questo pezzo, sì, credo di aver detto tutto. Nel caso mi sia calata cosa in mente, come al solito, aggiungo in descrizione. Grazie sempre per la pazienza a quei pochi che seguono questi video pensieri molto lunghi, ma sempre tante cose da dire. E regrettate again, a domani.